Benvenuti a bordo, fumatori. Sono Grizzly e questa è la mia pipa. No, io non fumo. Ho fumato per poco più di 15 anni e ho smesso intorno a novembre 2011. Eppure ancora la tengo conservata perché è una pipa in radica di noce intagliata a mano, è una pipa di pregio. Non di grandissimo pregio, ma è comunque un ricordo, è stato un regalo, ed è uno strumento che si può sempre lasciare in esposizione sulla libreria piuttosto che buttarla via, anche perché generalmente non si regala una pipa usata. Ad ogni modo, oggi parliamo proprio di fumo, quindi direi di cominciare il vlog. Sigla! La filosofia del buon Charlie Brown diceva: «Non è piacevole per una faccia sentirsi ridere addosso». È una cosa che cito tantissime volte, credo di averlo già anche citata altre volte in Diario di Viaggio on the road, ma in questo caso ci sta, perché vorrei parlarvi di alcuni comportamenti che tenevo quando ero un fumatore, che mi dimostravano come spesso fossi io l'idiota della situazione. Quando avevo il vizio del fumo, ero comunque consapevole che il mio vizio poteva essere fastidioso o comunque arrecare disturbo agli altri, ragion per cui, per esempio, evitavo di fumare in determinate situazioni. Innanzitutto non fumavo in ufficio, da una parte perché mi dava molto fastidio l'odore della sigaretta appiccicato, e quindi come dava fastidio a me avrebbe dato fastidio anche ai miei clienti. Poi in ufficio, tra l'altro, c'era anche il rilevatore di fumo che si sarebbe messo a strillare, ma questo è un altro discorso. Però sin da quando ero fumatore, se arrivavo a casa, aprivo l'ascensore e sapeva di sigaretta, io chiudevo l'ascensore e me la facevo a piedi. Che non riesco a concepire quelli che fumano dentro l'ascensore, bisogna proprio essere, ma non maleducati, ma proprio oltre! Ma comunque, lasciate che vi racconti qualche piccola storiella che mi è capitata per farvi capire un po' la situazione. La prima è questa: eravamo a dicembre, qualche anno fa, io e un nostro amico sceso dal Nord Italia, siamo a casa di questo nostro amico che ci ha invitati a cena, una cena molto conviviale, molto familiare, quindi siamo tranquilli, e a questo ragazzo è nato il figlio da pochi mesi, quindi c'è il bambino di pochi mesi in casa, ragion per cui, finita la cena, dato che eravamo tutti e tre fumatori, io e l'amico, mentre il padrone di casa finisce di sistemare la tavola, ci allontaniamo, andiamo in salone, dal salone usciamo in balcone per fumare una sigaretta. Naturalmente, ripeto, era il 20 dicembre, quindi un freddo cane, per cui ci intabarriamo per bene e soprattutto ci mettiamo in balcone, proprio perché, essendo la casa dove c'è un bambino piccolo, non è il caso di fumare dentro casa. Siamo lì fuori, intabarrati fino ai capelli, col paltò, la sciarpa, il berretto, c'era un vento gelido, tutti e due lì. Oddio, ma chi ce l'ha fatto fare di uscire? Unico punto favorevole è che nel frattempo stavamo guardando i fuochi d'artificio. Beh, arriva il nostro amico, che ha finito di sistemare la tavola, in maniche di pigiama, mezzo toscano in mano, spalanca la finestra, esce in balcone, «Ah, è bello, i fuochi d'aaaaaa!» e fa un balzo indietro. Abbiamo riso come matti tutta la serata, perché dopo qualche minuto è ritornato con il paltò. Oddio, mi sono preso un pugno nello stomaco! Ma grazie, ma non lo vedi che siamo tutti e due in sciarpa, berretto e cappotto? Cioè, come mi esci in pigiama in balcone? L'avevamo fatto naturalmente, non è che era stato il nostro amico a dirci «Ragazzi, per piacere, fumate in balcone», siamo usciti noi in balcone, proprio per una forma di rispetto. Però a me è successo qualcosa che mi ha lasciato diverse volte interdetto. Sicuramente i due esempi più lampanti sono questi. Fumavo anche quando andavo al mare, quando andavo in spiaggia. E prima che me lo chiediate, sì, mi è capitato di tuffarmi con le sigarette nella tasca degli short. Lo raccontai sul Diario di Viaggio, lascerò eventualmente linkato sul doobly-doo la storia di questo piccolo incidente. Ma al momento quello di cui voglio parlarvi è fumare sulla spiaggia. Fumando sulla spiaggia, io che cosa facevo? Mi ero comprato su eBay a Hong Kong
un bel posacenere tascabile, di quelli che si aprono un po' come un orologio a cipolla, che tu gli metti la cenere e il mozzicone, lo chiudi e lo metti in tasca, e in questo modo non seppellisci la sigaretta sulla spiaggia, cosa che facevano in tantissimi intorno a me. Saltava fuori che quando io fumavo sulla spiaggia, ero steso sull'asciugamano con questo coso in mano, tutti gli altri mi guardavano come se fossi un extraterrestre. Ma soprattutto, e questa fu veramente allucinante, fine estate, sarà stato il 27 e il 28 di agosto, con un amico andiamo a mangiare in una spaghetteria in riva al mare. Dato che comunque c'è caldo e in riva al mare c'è un pochino di venticello, si sta un attimo meglio, invece di entrare in sala ci mettiamo fuori dove c'è il tendone con questi tavoli. Eravamo di settimana, sarà stato mercoledì o giovedì, quindi non c'era quasi nessuno nel ristorante. Materialmente fuori, sotto il tendone, c'eravamo noi, io e questo mio amico, un paio di tavoli più in là c'era una famiglia migliola, e un paio di tavoli dall'altra parte c'era un gruppetto di turisti, credo stranieri, l'impressione che parlassero tedesco o olandese, comunque non erano italiani. E sta di fatto che appunto eravamo nel tendone, eravamo fuori, addirittura c'era il posacenere sul tavolo, però noi ordiniamo, il cameriere ha preso la comanda, va via, e io faccio al collega: «Senti, mentre aspetto, fumo un attimo una sigaretta, però visto che c'è gente che sta mangiando dalle due parti, un momento mi allontano, perché non vorrei disturbare». Quindi mi alzo, mi allontano dal tendone, vado verso la riva del mare, c'era un po' di venticello, e mi accendo questa sigaretta. E mi raggiunge l'amico e mi dice: «Ma guarda che potevi fumare tranquillamente sotto il tavolo». E ripeto, sì, sono d'accordo, visto che c'era anche il posacenere, ma d'altronde dietro di noi e accanto a noi c'erano persone che stavano mangiando, anche se qualche tavolo più in là, non mi sembrava il caso di voler disturbare, insomma, il fumo della sigaretta. Mio collega mi fa: «Sì, non volevi disturbare, guarda un po' quel gruppo di turisti». Mi giro e assisto a questa scena. Il gruppetto familiare da una parte, dall'altra questo gruppo appunto di turisti abbastanza nutrito, con bambini grandi e piccoli, e vedo questa signora di mezza età che ha un bambino che avrà avuto pochi mesi in braccio e la sigaretta in bocca. E sì, sono rimasto completamente senza parole. Ragion per cui adesso vi chiedo: voi siete dei fumatori? Non siete dei fumatori? Vi dà fastidio il fumo? Trovate che questo mio comportamento sia stato in tutti i casi fuori dal mondo, oppure trovate che sia un comportamento ragionevole, un comportamento corretto, e vi stupisce che sono stata io la faccia a cui tutti quanti ridevano intorno? Sono stato io l'idiota ad allontanarmi dalla tavola, a portarmi il posacenere in spiaggia, ad andare a fumare in balcone? Non lo so! Perché io, ripeto, penso che questo dovrebbe essere un comportamento logico, diventa il comportamento di una mosca bianca, quindi probabilmente sono io che sbaglio. Oppure voi la pensate esattamente come me, e sono gli altri che sbagliano? Ripeto, non lo so, fatemelo sapere voi con un commento qua sotto, oppure su Twitter, con l'hashtag DDVOTR. Detto questo, io direi che ho concluso, per cui innanzitutto vi ricordo come sempre, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo naturalmente che se c'è un argomento che vorreste io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello con un commento qua sotto. E infine vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E detto questo, direi che ho concluso, pertanto come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!